Buongiorno ragazzi, come potete vedere io sto facendo una passeggiata, ma non solo, sto andando a Pilates, allo studio è qua vicino, quindi dato che oggi è una bellissima, anzi pure calda giornata, vado a piedi, ho la mia borsa e la mia bottiglia di acqua. E ho deciso di portarvi con me. E non so se riuscite a sentirmi perché c'è un po' di vento e pure traffico, tante macchine che stanno passando e probabilmente pensando che cacchio sta facendo questa ragazza con la macchinetta fotografica. Comunque raga, oggi sono già 30 gradi, non neanche siamo arrivati a maggio. Benvenuti in Texas. Comunque le mie passeggiate ormai sembrano molto diverse rispetto alle mie passeggiate a Roma. Quando vivevo a Roma, guardate, Houston è un po' brutta e quando vai a piedi, nessuno va a piedi da nessuna parte, quindi quando fai la passeggiata la gente ti guarda com'è, che stai facendo. E quindi, soprattutto con la camera, no? La macchinetta fotografica. Però, sfiga! Finisco l'estratto che ho preso tornando a casa da Pilates. Ho pianificato last minute, all'ultimo minuto, con un'amica pranzo fuori, un posto carino, un giardino. Quindi ora mi metto un po' di trucco, ma molto naturale, semplice. E quindi vi volevo condividere un pacchetto che è arrivato l'altro giorno nella posta. È da una società che si chiama Merit e guarda raga che carino, è una borsa tipo per i trucchi o tutte le cose che volete mettere dentro, molto sustainable, mi piace tanto perché non è plastica o carta tutto quanto. Quindi vi volevo condividere un po' il mio routine, il trucco, provando, perché ho mai usato questo, però guarda che bellissimo è fuori, molto semplice, sleek, molto bello. Questo è tipo copri occhiaie, io ho preso il colore sand, cioè sabbia, e volevo mettere un po' qua per coprire le occhiaie un po'. Questo si chiama The Minimalist Perfecting Complexion Stick. E lo puoi prendere più scuro per tipo più fondatinta, ma io l'ho preso più chiaro per copri occhiaie. Next abbiamo Fard, ma questo non è Fard, è più cheek tint, non è polvere. Questo si chiama Cheek Color, il color Mood. Sembra molto scuro, ma invece no. Metto così. Poi lo metto con le dita perché così è più minimalista, più naturale. Poi abbiamo bellissimo questo illuminatore. Se sbaglio metto la parola corretta. Quindi questo si chiama Day Glow nel colore Bounce. Quindi metto un po' così.
Non so se riuscite a vederlo con questa luce, però è molto bello. Poi abbiamo sopracciglia. Sì, questo si chiama Brow 1980 Volumizing Pomade. Io ho preso il colore Black Brown, cioè nero marrone. Quindi voglio mettere così. Tipo un brow gel con un po' di colore, ma io non ho bisogno tanto del colore, ma più del gel. Ok, fluffy brows. Poi metto rimmel, un po' di rimmel e mascara. Il mio solito Ilia, che è un'altra marca naturale. Tipo Clean Beauty, lo so, da Sephora in Italia si chiama Good For, penso. Cioè tutto pulito, senza le cose che non vogliamo mettere sulla pelle. E poi da Merit ho un po' di lip gloss. Questo si chiama Tinted Lip Oil, cioè olio per le labbra. Tinted, tinto, tipo, non lo so, raga, mi vergogno perché non sono più a mio agio a parlare italiano, ci provo. Questo è in colore All Natural. Non è appiccicoso, no? È più olio, quindi mi piace tanto. Ok, ora vi porto nella luce naturale perché la luce del bagno era un po' difficile vedere. Ma questo è il look molto semplice, naturale. Come avete visto, ho messo solo copri occhiaie, un po' di fard, cheek tint, mascara, questo olio delle labbra, per le labbra. E un po' di brow gel e basta. Mi piace che il loro concetto è less is more, tipo meno è meglio, no? Più grande che divento, più che capisco che meno è meglio, soprattutto con la fat, col viso, col trucco, con tutto quello che fate. Qua, meno è meglio. Non è sponsorizzato, ma me l'hanno regalato e vi volevo condividere. Che ne penso? L'unica cosa è che ancora non è disponibile in Italia, però se vivete negli Stati Uniti o in Canada lo potete trovare. Metto tutto nella descrizione giù, se siete interessati. Ciao Barolo! Ok, raga, ora mi vesto. Eccomi! Molto casual, dato che oggi ci sono 30 gradi, ho messo questa camicia, poi jean, i pantaloncini di jeans e questo. E questi. Raga, non guardate le mie unghie perché dopo pranzo magari vado a dall'estetista a fare queste unghie di merda. Comunque ho fame. Andiamocene. Raga, ho un'amica qua a casa e abbiamo ordinato una pizza di Domino's.
Scusate, scusatemi, io mi sono spaventata me stessa. Penso che sono le 23, sono le 11 di sera, sono distrutta. Finalmente sono andata a fare le unghie e mi sento più, meno, mi sento meno rovinata. Poi è venuta, siamo tornate. La mia amica è tornata a casa mia. Abbiamo ordinato la pizza, anzi, la pizza americana, che non si combatte mai con la pizza italiana. Ogni tanto ci vuole. Se avete mai assaggiato il Domino's, mi capite? Non è pizza proprio, ma è pizza americana, cibo spazzatura. Comunque sono sazissima, sono così gonfia della pizza. Quindi ora mi sto preparando per letto, perché sono stanca morta. È ora di lavare il viso. Uso questo, penso che ho già parlato di questo. Questa cosa sul mio canale Foreo, e metto questo, il mio detersivo. Ehi là, vengo dal futuro, sto montando questo video. Ho detto detersivo del viso, raga. Scusatemi, detergente, detergente. Non so se ho detto detersivo, ma intendevo detergente, un cleanser. Brava Sofi, meglio tardi che mai. Non riesco a parlare italiano quando è così durante il giorno, figuratevi così tardi, quando ho sonno, quando sono assonnata. Metto un toner. Sul viso e poi metto acido glicolico. Questo è Good Jeans di Sunday Riley. Mi piace come mi sta la pelle quando mi sveglio. Sono più illuminosa. Poi metto crema sotto gli occhi, contorno occhio. Metto un po' di shampoo secco, dry shampoo. Così li lavo domani, ma così almeno nella mattina non li devo lavare subito. Ok, poi metto crema. Questo è un crema idratantissima perché ho la pelle secca. Questo pure l'acido iral. Sempre sbaglio con questa parola. Acido iralauron. Aspetta, in inglese come si dice? Ok, acido ialuronico. Poi dopo la crema, così metto un burro di cacao. Ok raga, così sono pronta a dormire. Grazie per avermi seguito oggi. Una giornata qualsiasi, no, è un sabato. Ora vado a dormire. Buonanotte.